Nella domenica 15 settembre la liturgia ci offre il Vangelo ancora secondo Marco, al capitolo 8, nei versetti da 27 a 35. Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo. È un episodio importante questo, perché c'è una sorta di sondaggio che Gesù muove nella curiosità dei discepoli. Che cosa dicono di me? Alcuni dicono che tu sei il Giovanni Battista, vivo. Altri un profeta grande come Elia, altri qualcun altro che porta fedelmente la parola viva. Ma voi chi dite che io sia? Questa domanda è rivolta a ciascuno di noi oggi. Pietro prende la parola perché è ispirato. Tu sei il Cristo. Tu sei davvero colui che attendevamo. È una parola grande questa, che fa vivere anche le speranze di tutto il popolo. Il Cristo lo stavano aspettando tutti, da tanti anni. Tu sei il massimo allora, il Cristo, l'unto, l'atteso. Pietro però rientra subito nella sua parte, qual è appunto come uomo fragile, e quando Gesù chiarisce che la sua missione è quella di realizzare una missione di misericordia e di consolazione e ne condivide le fatiche e le sofferenze per cui darà la vita, Pietro non è d'accordo. Subentra in lui quella sapienza umana che non è capace di toccare il cielo di Dio. Tu soffrire non sia mai. Te lo spiego io cosa deve fare il Messia. Pietro in pochissimo tempo passa dall'essere un uomo toccato da Dio a ricevere un rimprovero. Vieni dietro di me, perché mi sei di scandalo. Sei lontano, non realizzi quella volontà del Padre che è tutta ancora da capire. Questo rimprovero di Gesù a Pietro rivolge a noi ora un richiamo. Sii fedele a ciò che hai ricevuto, accogli la grande parola e poniti come un discepolo che sa ascoltare, il cui cuore è semplice, per accogliere la sua presenza, che ci allontani da ogni paura e ci dia il coraggio di impegnarci sempre per la pace.